Sportello Italia. Buongiorno Fabio Fortuna, economista, ben trovato. Buongiorno, eccoci qui. E allora con lei, proprio intorno alle tra le 10 e le 11 sono arrivati i dati sul prodotto interno lordo dell'Eurozona, dell'Italia, dei vari paesi e poi diciamo complessivo dell'Eurozona, che per il quarto trimestre, che è una buona occasione per fare il quadro della situazione. Allora l'Italia va bene, è una parola ovviamente no, diciamo eccessiva, certo. Meglio diciamo del previsto. Sì, i dati nel complesso sono positivi, perché noi nel quarto trimestre sono dati provvisori e poi avremo quelli definitivi. Nel quarto trimestre noi abbiamo avuto un incremento dello 0,2%, mentre nell'attesa il quarto trimestre si doveva concludere a zero, così come è avvenuto nell'Eurozona. Sì. Quindi questo dato è più positivo del previsto, certamente è limitato a una crescita che comunque non è quella a cui ci eravamo abituati negli anni precedenti. C'è da dire poi, nel quarto trimestre ci sono stati anche 3 giorni lavorativi in meno rispetto al trimestre precedente, quindi indubbiamente questo è un dato di cui tener conto, perché 3 giornate lavorative in meno incidono sul PIL. Quindi un dato positivo, certamente da valutare, da confrontare con quello dell'Eurozona, ci consente di chiudere l'anno con un più 0,7, che è lontano dal più 1,2 di cui si era parlato in sede NADEF, ma sappiamo che negli ultimi tempi i problemi non sono mancati sia all'Italia che al resto del mondo, perché lo scoppio del conflitto e tutte le cose di cui abbiamo parlato. Anche i nostri competitor europei, la Germania ancora meno 0,3. Ecco, la Germania, soffermiamoci un attimo, in recessione sostanzialmente. La Germania è in recessione, lo sapevamo già, ulteriore conferma. Non ci fa piacere in realtà questa cosa. L'abbiamo detto quasi in contemporanea, no? Perché la posizione di locomotiva d'Europa, di traino anche degli altri paesi e di prima nell'Europa, ovviamente è importante e soffriamo tutti, certo. L'Italia per le esportazioni soffre molto. Speriamo che si riprenda, nel 2024 è prevista una ripresa per la Germania, addirittura un più 0,8, però vedremo cosa succederà. La Spagna fa decisamente meglio di noi, fa 2,5 punti in più, più 2,5 rispetto alle attese dell'1%, e la Francia più 0,9 più o meno come noi. Però il nostro dato finale più 0,7 è un dato che è maggiore di quello dell'Eurozona, che cresce al più 0,5. Ho detto un sacco di numeri, ma per dare testimonianza che i dati sono positivi, non c'è da dire, perché non sono tanti. Diciamo da brindare a champagne, no, ecco, certo, sintetizzare. Il giusto senso. Poi c'è stata anche alle 11 la buona notizia, la discesa dei prezzi alla produzione, meno 0,9, questa discesa è un buon sintomo anche a livello inflattivo, ferme restando le incertezze legate a questa problematica del Mar Rosso, che potrebbe rigenerare un po' di inflazione. Però il quadro generale a cui lei regge, faceva riferimento in apertura, regge, ecco, sì, regge, vedremo poi. E poi ultima cosa, noi partiamo nel 2024 con un più 0,1 di crescita acquisita. Pochino, ma meglio poco che niente. Allora, stavo controllando appunto i dati, per esempio per il quarto trimestre, non so se è un dato che potrebbe non essere positivo. Sull'Eurozona parliamo di stagnazione, cioè tutto fermo. Sì, in economia si parla di stagnazione quando il PIL è a zero, e infatti l'Eurozona a zero. Anche la Lagarde, nell'ultima riunione di giovedì scorso, aveva detto che il quarto trimestre si prospettava in stagnazione. Noi non siamo in stagnazione zero, ma 0,2, quindi siamo andati un po' meglio anche rispetto alle previsioni della Lagarde, che riguardano l'Eurozona e che erano perfettamente centrali. Però la Lagarde aveva detto anche che poi nei primi mesi dell'anno probabilmente la situazione sarebbe migliorata. Allora, stavo
Dunque, stavo leggendo dei messaggi dei nostri ascoltatori, ovviamente sottolineano che parliamo sempre di uno 0203, ovviamente sì, non parliamo di risultati trionfalistici, però insomma meglio di quello che insomma, ci aspetta. Esatto, un po' meglio delle attese. E tornerei un secondo sulla Germania. I motivi per cui la Germania fa peggio di noi e diciamo in recessione, quali sono, professore? Ma diciamo che la Germania aveva una grande dipendenza per tanti versi dalla Russia, questo è stato il motivo fondamentale a mio giudizio, soprattutto per quanto riguarda le fonti energetiche, il petrolio, e questo è venuto meno con la guerra in Ucraina, perché il tempo passa, ma adesso già due anni e mezzo che è scoppiata la guerra, quindi è una guerra che ha condizionato notevolmente tutto il globo, la Germania in particolare ne ha risentito, perché ovviamente si ricordano tutte le questioni legate all'interruzione dei flussi di petrolio, e da lì poi il settore industriale è andato un po' in crisi, però la Germania ha una tale solidità di base che si può riprendere in fretta, a mio giudizio, e dobbiamo anche augurarcelo. Esatto. Allora, Silvan, il nostro ascoltatore, la butta in politica, come si suol dire, dice: però con il precedente governo si viaggiava a più 6% più o meno di PIL, come mai? Però spieghiamo, perché era un bel rimbalzone quello. Allora, diciamo una cosa, noi avevamo avuto una crescita nel 2021 dell'8,3 e nel 2022 del 3,7 e questo è incontestabile, quindi un 12% in due anni. Lì abbiamo utilizzato molto le leve del superbonus, no? Ricordiamo però che venivamo dall'anno precedente con, mi pare, meno 9, no? Durante il Covid, quindi insomma, c'è stato anche il recupero di quella parte là. Però diciamo che l'altro anno siamo stati il paese migliore in Europa con 3,7. Ma c'è stata questa tanto criticata, perché comunque dà delle ripercussioni sul debito, però è servita per dare un impulso all'economia e evitare il vigore al PIL. Poi però nel 2023, indubbiamente, tra cavallo dal 2022 al 2023, c'è stata questa inflazione fortissima che nessuno aveva preventivato nella sua elevatezza, e questo ha condizionato notevolmente non soltanto l'Italia ma anche gli altri paesi, a noi in modo particolare. E non ci facciamo mancare nulla, professor Fortuna. È vero. La ringrazio, professor Fabio Fortuna, economista. A presto, alla prossima.